L'uomo vive nelle tenebre. L'uomo vive lontano dal Signore. Ascoltate bene, cari di Milano. È lontano dal Signore, non c'è pace. Dice la Bibbia, non c'è pace per gli empi. Non c'è pace per i peccatori, per i ribelli. Ma solo in Gesù possiamo avere la pace. Amen. Alleluia, quando noi abbiamo fede in Lui, quando il nostro cuore si umilia davanti a Lui. Amen. E chiediamo perdono dei nostri peccati. Perché l'orgoglio, l'amore per il denaro, l'incredulità, l'odio, l'invidia, la cattiveria, la bestemmia sono quelli i veri mali, le vere malattie che rovinano l'anima. Oggi tanti si preoccupano di un cosiddetto virus, ma i peggiori virus ce li hanno dentro. I peggiori virus ce li hanno dentro, nell'anima, nella mente. Brutti pensieri, invidia, cattiveria, malvagità, egoismo. Sono quelli i peggiori virus che hanno rovinato il mondo. I vizi. Tanti si preoccupano di questo cosiddetto coronavirus che non ha nessun potere. Amen. Coloro che credono in Gesù. Amen. Noi non abbiamo paura di queste cose. Amen. Perché Gesù è più potente. Amen. Alleluia. Alleluia. Gesù ha sconfitto la morte. Amen. Lo dice la Bibbia. Alleluia. Amen. Gesù ha sconfitto la morte. Amen. Un virus. Amen. Avvicinati a Cristo. Amen. Avvicinati al Signore. Amen. E avrai la pace, la sicurezza. Amen. La speranza. Amen. La vera speranza. Amen. Che non viene dal denaro, non viene dall'economia, dalla politica, dalla scienza, né dalla religione degli uomini. Non serve pregare le statue, le immagini, ma devi aprire il tuo cuore a Gesù Cristo. Amen. Alleluia. In Alleluia. Spirito e in verità. Amen. Perché Lui è l'agnello di Dio. Amen. Che toglie il peccato del mondo. Amen. Lui si è sacrificato per noi. Immagino. Su quella croce. Ricordiamoci di questo, cari di Milano, perché questa verità ci dà la salvezza dell'anima. Amen. La purificazione dell'anima. Amen. La guarigione dell'anima. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Più importante della guarigione del corpo. Tante persone pensano al corpo, ma la loro anima è perduta. La cosa più importante è che il nostro cuore sia in contatto con l'Onnipotente. Amen. E questo ve lo dico con tutto il cuore. Amen. Perché chi ha Gesù ha la vita. Amen. E anche se il corpo muore, la nostra anima va in un luogo meraviglioso. Amen. Che si chiama il Regno dei Cieli. Amen. Avvicinatevi al Signore. Amen. Chiedete perdono a Cristo dei vostri Amen. Peccati. Amen. E Lui vi guarirà dalle malattie dell'anima. Amen. I cattivi desideri. Amen. L'odio, la bestemmia. Quanti uomini soffrono di queste malattie dell'anima? Che sono le peggiori malattie. L'incredulità è una malattia. I cattivi pensieri sono dei virus nell'anima, sono quelli che rovinano l'umanità. Allora chiedete perdono a Gesù, avvicinatevi a Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Con un cuore sincero. Amen. Con un cuore che si pente. Amen. Con un cuore che riconosce il proprio bisogno. Amen. Gesù un giorno disse: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Io sono venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Amen. Anche tu hai bisogno di Cristo. Amen. Anche tu hai bisogno del perdono dei peccati. Amen. Amen.
anche tu, come io, come tutti quanti, abbiamo bisogno della misericordia. Amen. Del Padre Celeste. Amen. Perché su questo mondo verrà una fine. Amen. Su questo mondo verrà una fine, cari di Milano. Le profezie della scrittura, della Bibbia, dell'Apocalisse si stanno compiendo. La Bibbia dice che negli ultimi tempi verranno delle piaghe sull'umanità, cose terribili. Quello che si vede oggi è solo l'inizio. Ecco perché dobbiamo riflettere tutti quanti. Alleluia. Stiamo facendo la volontà di Dio. Stiamo facendo la volontà del Signore. Rifletti anche tu questa mattina. E se riconosci il tuo peccato e ti rivolgi a Cristo, Cristo ti libererà. Ti darà un cuore nuovo, alleluia. Amen. Una speranza nuova. Una pace meravigliosa. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Amen. E tu avrai una certezza incrollabile. Amen. Che veramente con Gesù noi possiamo stare tranquilli. Alleluia. Amen. Jesus Christ. Amen. Amen. Una parola meravigliosa. Amen. Nel libro Gesù Cristo ti ama. Nel libro dei Proverbi. Amen. Amen. Capitolo 1 è una parola molto importante, cari, che c'è bisogno che la conosciate anche voi, perché dice il Signore che il popolo si perde per mancanza di conoscenza. Quando le persone non conoscono Dio, non conoscono la sua parola, le persone sono smarrite, sono perduti come pecore erranti. Ma Gesù disse anche: conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Guardate cosa dice qui, parlando di certi avvenimenti che verranno sulla terra, certi giudizi che verranno sull'umanità, e gli uomini vorranno cercare Dio, ma sarà troppo tardi, perché bisogna credere in Gesù mentre c'è tempo. Dice: allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore del Signore. Ci sono uomini e donne che odiano la conoscenza di Dio, odiano Dio, bestemmiano, insultano Dio e non sanno quello che fanno. Il diavolo li domina, ma verrà un giorno che il male che stanno facendo cadrà su di loro e loro grideranno, ma Dio non li ascolterà più. Cercheranno Dio, ma non lo troveranno, sarà tardi. La Bibbia parla delle cose che verranno sul mondo per colpa della cattiveria, l'ingiustizia, la violenza, come ai tempi di Noè. Dio mandò il diluvio per distruggere la terra, che era piena di violenza, di cattiveria, di malvagità, e così accadrà anche negli ultimi tempi. Ma poi dice: non hanno voluto accettare il mio consiglio, hanno disprezzato il mio comandamento. Ma chi mi ascolta, dice il Signore, chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio